Eccolo qui. Conoscete questo personaggio? Lui è Giulio Rapetti, in arte Mogol. Personaggio importantissimo che ha influenzato la mia vita e non solo la musica italiana. Un colosso, un uomo dalle mie risorse. In questo video vi voglio raccontare come è nato il nostro incontro. Allora, partiamo dal fatto che torniamo indietro nel tempo. Era il 1992 e mi ero trasferito da Milano, in cui vivevo. Io vivevo in Viale Monza, a due passi da Zilig. Lo frequentavo anche quando era un circolo per anziani. Poi nel 93-94 iniziò il percorso di Zilig. Mi ero trasferito da Milano. Avevo conosciuto un uomo molto ricco quando suonavo sui Navigli al Bulli e Pupe, un uomo molto particolare, un intellettuale, un uomo d'altri tempi, che veniva proprio ad ascoltarmi in quel tempo. Stiamo parlando del 91, in quel tempo la musica sarda stava diciamo mettendo i primi passi, le prime radici con i Tazenda. Ricordate, 91, Sanremo, Tazenda spuntano dal monte, era proprio quel tempo. Andrea Parodi, tutti i Tazenda venivano spesso a trovarmi la notte, perché il locale dove suonavo io era un locale molto rinomato sui Navigli, come ho detto prima, il Bulli e Pupe. E io con questa fedele chitarra, non era proprio questa Takamine, ma era sempre della stessa marca, suonavo tutte le sere con grande soddisfazione. Devo dire, in quel tempo. Mi trasferii in un piccolo paese che si chiamava Carvico, che è in provincia di Bergamo. Da lì inizia un altro capitolo della mia vita, perché finalmente me ne vado nel verde, prendo tutto, capita così occasionalmente. Quest'uomo mi vide al Bulli e Pupe e mi propose questa sua grande idea. Voleva aprire un locale e chiamarlo Fuori Orario, a Valtrighe di Mappello, che era un paese vicino a Bergamo, e mi disse: "Voglio essere dei nostri". Io, incuriosito anche dalla saccenza, dall'imponenza, dal carisma di quest'uomo, lo andai a trovare e insomma iniziò questo percorso, questo mio nuovo capitolo. Ho iniziato a suonare in questo locale. Allora ero molto magro, avevo i capelli lunghi, erano altri tempi. Nel 92 stava iniziando un periodo di grande rincoglionimento per la musica, oggi lo potete capire, è il karaoke. Rosario Fiorello, che viveva a Milano, che avevo incontrato qualche volta lì sui Navigli, nello studio di Massimo Leporini, lì dove incideva anche Jovanotti, allora era all'epoca l'era di Cecchetto, insomma stava cominciando questo suo programma che ebbe un grosso successo su Italia 1, che si chiamava Karaoke, il Karaoke. E, insomma, per farvela breve, io a un certo punto inizio a suonare al Fuori Orario e ho cominciato ad avere un pubblico molto affezionato. Apro una piccola parentesi, proprio lì che conobbi in quegli anni Raffaella Corti, che è l'attuale mia compagna. Un giorno venne a trovarmi con tutta la compagnia e da lì è partita questa nostra storia. Ma ritorniamo al fatto che mentre suonavo in queste grandi serate, dove ci alternavamo anche la musica, si alternava al cabaret, era proprio questo Franco Rossano, che era fidanzato in quel tempo con una ragazza sarda, era un noto manager dei cabarettisti. Io non frequentavo quell'ambiente, però fui quasi costretto, perché fui nominato direttore artistico di quel locale e ho cominciato a collaborare con Franco Rossano, il quale cominciava a portare i primi cabarettisti di quel tempo, 91-92, Claudio Bisio, Cornacchione, Aldo Giovanni, Giacomo Poretti con Marina Masseroni, che era la moglie in quel tempo. Insomma, tutta quella parte di cabarettisti, Roberto De Marchi, che era un cabarettista che aveva lanciato nell'86 Pippo Baudo, fantastico, dove uscì anche Lorella Cuccarini, diventò un mio grande amico. E insomma, io iniziai questo nuovo percorso.
Un bel giorno una mia amica che veniva sempre a sentirmi con la sua compagnia, dopo avermi ascoltato in modo misterioso, allora c'era la cassetta, registrò una mia serata e, pensate, la spedì a Mogol. Questo però l'ho capito dopo, perché? Perché io d'estate, nel 92, quasi ogni estate, un mesetto così rientravo in Sardegna, facevo qualche serata, rientravo a casa a trovare i miei, insomma, l'estate la Sardegna ti richiama, quindi suonavo nei locali, tipo avevo inaugurato ad Alghero il Caligola, che era un locale molto importante in quel tempo, suonando dal vivo con fiorfiore di musicisti, da Paolo Zanin, Lucio Soro, insomma gli ex Ice, che allora si chiamavano i Pillitos, suonavo con loro quando tornavo per passare l'estate e poi me ne ritornavo a Milano, in questo caso a Cavrico, dove avevo preso in affitto una piccola cascina in campagna, un luogo straordinario dove vivevo a contatto con la natura, finalmente dopo aver vissuto un paio d'anni invece nel centro caotico di Milano. Questa mia amica mandò la cassetta mentre mi trovavo ad Alghero al mare, una giornata dei primi di agosto, mi squillò il telefono. Pronto, sono Daniela, mi ricordo ancora queste parole, sono la segretaria di Mogol. E io gli risposi, sono Garibaldi, il marito di Anita. Perché pensavo che fosse uno scherzo, perché sai, Mogol, chi è che non aveva mai sentito parlare di Mogol? Io ho detto, ma di solito eravamo frequenti a farci gli scherzi con gli amici, no? Per cui non ci credetti a primo impatto, però dopo che la conversazione è andata avanti mi ha fatto capire, io poi capì dal timbro del francobollo, lei aveva in mano una mia cassetta, dal francobollo della busta capì che era stata spedita da Valtrigo di Mappello. Io ho fatto 2 più 2, ho detto voglio vedere che la mia amica ha fatto tutto per me. A volte sono gli altri che determinano poi e cambiano la tua storia senza volerla, no? Col senno di poi, adesso io ve lo racconto. Insomma, mi disse, Mogol ha sentito la sua voce, ha sentito i suoi brani. Allora io prettamente facevo cover nei locali, non ero ancora un autore come posso essere adesso, scrivevo ma scrivevo pochissimo. Aveva sentito dei miei brani e mi aveva scelto per questo sogno che lui aveva, che è l'attuale CET, Centro Europeo Toscolano, cioè voleva aprire una scuola per lasciare una traccia e imprimere nella coscienza dei ragazzi che volevano fare questo mestiere cosa significa veramente fare l'artista, quali sono i doveri che ha un artista, quindi una cosa molto seria, il sogno della sua vita. Insomma, io rimasi un po' così perché poi mi chiedette, c'era un'iscrizione da fare, stava iniziando, quindi io ero uno dei primi allievi, la scuola stava iniziando e il posto che aveva scelto Mogol era l'Umbria. Quindi a un certo punto io cosa ho fatto? Ho detto mi lasci un tempo per pensare, anche perché mi aveva chiesto 7 milioni, cioè la scuola che durava 3 mesi costava 7 milioni che venivano poi rateizzati. Al che mi ricordo che ci furono notti in cui io non riuscivo a dormire pensando a questa cosa, mi ritornava, lo faccio, non lo faccio, non avevo tante disponibilità economiche, però alla fine, sapete come succede nella vita, un po' qua, un po' là, decisi, a settembre ritornai a Milano, le vacanze erano finite e finalmente decisi, presi il mio camper, allora io avevo un camper, un 238, con il quale giravo per le strade, per l'Italia, perché comunque il camper è stato sempre per me un'idea di libertà, di indipendenza, e accettai questa condizione, per cui presi il camper, partii in Umbria, mi ricordo arrivai ad Acqua Sparta, c'era il Palazzo Cesi, che era un palazzo del 600 dove aveva, pensate, albergato anche Galileo Galilei nel 1600, e lì iniziò questo percorso, Mogol ci aspettava. Arrivai lì, eravamo in 10, mi ricordo 5 maschi e 5 donne, io salì le scale, mi aprì la porta Oscar Prudente, un noto produttore musicale italiano, e Mario Lavezzi, che erano, diciamo, i collaboratori stretti di Mogol, che lo stavano aiutando in questo percorso. E poi, insomma, ci fecero accomodare, molto gentili,
quindi abbiamo fatto amicizia, io con un napoletano, una ragazza che di Crotone, mi ricordo, con la quale ho legato subito, a un certo punto arriva il maestro. Arriva a Mogol, io mi ricordo, in quel tempo usavo vestirmi con una scarpa bianca, una scarpa nera, un pantalone jeans di un colore e un pantalone dell'altro, perché mi piaceva questa diversità, diciamo che ero giovane, insomma mi piaceva, egocentrico lo sono sempre stato, quindi mi piaceva proprio attirare l'attenzione e mi piaceva l'unicità, la diversità, cercavo sempre un personaggio che è in continua evoluzione, no? Per cui non passavo certo inosservato. Poi mi ricordo che appena entrò il maestro, io misi i piedi nel divano, c'era un divano, e misi proprio il tacchetto della scarpa in modo leggero sul divano. Lui notò subito questo atteggiamento e secondo me ha impatto proprio in PNL, non la prese molto bene, per cui mi stava sempre, continuava a guardarmi e piano piano scorrevano le cassette che avevano spedito, con le quali lui aveva scelto i cantanti, e a un certo punto io vidi che la mia cassetta era il numero 8, però dopo aver ascoltato tre cassette Mogol, di colpo si voltò verso Oscar Prudente e disse: voglio sentire quello lì ero io. Ma perché? Perché secondo me a lui non era piaciuto questo fatto che io ero strascicato, come è mia abitudine, di solito sono sempre così un po' spartano nelle cose, per cui ho detto: questo qui vuole me, cioè mi vuole sbattere fuori, d'impatto proprio emotivo. Mi ricordo, mise la cassetta, c'era la canzone, si chiamava, era un pezzo di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore. Partì la musica, c'era una lavagna, c'era cantanti, da una parte aveva descritto e dall'altra parte interpreti. Quindi quando cantavano lui segnava un puntino e aveva fatto tre sui cantanti. Quando iniziai l'interpretazione della canzone di Gino Paoli, lui proprio si alzò di colpo, mi ricordo, urlò e dice: ecco, lui è un interprete. E mise, io ho fatto un lungo sospiro e mise un puntino finalmente nella sezione interpreti, che ancora era vuota. Per cui da lì, che è successo? Da lì poi la sera abbiamo parlato, ci siamo raccontati e c'è stato veramente un rapporto molto amorevole fra me e lui. Lui aveva capito che io avevo questo sentimento, ero votato per la musica, per la canzone, per la scrittura. E gli piacque la mia storia, poi era affascinato dal fatto che io vivevo nel camper. Così, e da lì iniziò questo percorso. Questo percorso che poi sfociò, durò, pensate, fino al 1995, quando lui mi chiamò Soleandro, proprio nella trasmissione Stella Nascente, quindi è durato dal 92, quando lo conobbi, al 95. È successo di tutto. Io gli scrissi la canzone con la quale partecipai a Stella Nascente, programma televisivo trasmesso su Rai 2 e presentato da Ornella Vanoni e Red Romy, e scrissi questa canzone. È la prima canzone che ha iniziato questo mio percorso musicale. Si chiamava Chiedo solo verità e faceva: i tamburi battono e ripattono nel mio cuore, sono un animale bello come te, senza amore. Io ti giuro che non ce la faccio più a guardare questa pioggia che non cessa e cade giù dove il mare. Oh, chiedo solo verità. Se vi è piaciuto questo video e questa storia, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube cliccando qua sotto iscrivetevi e la campanella per avere gli aggiornamenti dei miei post, e alla prossima storia. Ciao.